tutti noi siamo ed ora assisterete a una storia che da tempo conoscete, del matrimonio che non sa da fare, sposi promessi, diverte, no, non tedia, mano al sipario, aggrappatevi alla sedia, che qui Manzoni rinasce in commedia. Tutti i segni dell'italico teatro li avrete di fronte questa mattinata che non dimenticherete più per tutta la vita. Cominciamo lo spettacolo. Nel 1628 vivevano in un paesino della Lombardia sotto il giogo spagnolo due giovani innamorati, Renzo e Lucia. Renzo era orfano di padre e di madre, Lucia solo di padre. La di lei madre si nomava Agnese. I tre facevano prova di una grande spiritualità, la cui cura era affidata a un curato di campagna meglio conosciuto come Don Abbondio. Che la pece secondo voi? Sì! Arriva! Arriva, arriva, arriva! Sì! Don Rodrigo! Ma chi è stoi? Si tratta di un dramma nei Promessi Sposi accaduto nel 1630, quindi in pieno periodo commedia dell'arte. Abbiamo trasformato i personaggi manzoniani in personaggi di commedia. Confesso, sono stato io! Chi? Io! A fa che? Tutto! Tutto che? Tutto quello che vorrete! E che volemo? Scusi, che cosa ne so? Sì che lo sai! Sì che lo so! E cosa sai? Io niente! Sì, che lo sai! Certo che lo so! Ben intero si utilizzano i canti, le danze, le musiche, quindi tutto quello che può essere la grande lezione della commedia dell'arte viene usata per fare una forma di spettacolo totale, quindi una forma di spettacolo adattato a tutti, quindi al pubblico dei bambini, dei grandi, dei meno grandi, dei ricchi, dei poveri, quindi una forma di teatro fenomenale. Avete capito? Che cosa? Il messaggio subliminale. Che messaggio? Ci vediamo stanotte. Dove? Sullo zucco. Che zucco? Di Lecco. Lecco? Mai mi avrete. Questo matrimonio non sa da fare, altrimenti... Campo dei fiori. I Promessi Sposi con la commedia dell'arte? Da una scommessa, da un momento di follia acuta. E in quanto uomini d'onore, frate, non possiamo perdere una scommessa! Scommessa. Lucia Mirtilla, sarai mia! È Mondella! Andiamo come voglio io!